Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua tornati con il calciatore più brutto del mondo. Vi avevo fatto comparire sicuramente qualche immagine brutta per mettervi paura. Signori, nello scorso episodio, il primo episodio di questa serie, siamo arrivati a 40.000 likes. È stata una rivelazione veramente grandiosa, vedere che comunque questa serie vi piaceva. Signori, veramente se riusciamo a mantenerci su questo livello di likes per questa serie, veramente sarà una serie che spaccherà i culi. Quindi signori, per questo episodio vediamo se riusciamo ad arrivare a 30.000 likes. Perché signori, la sapete qual è la minaccia. Mac scureggia, vi verrà a prendere mentre dormite. Ed eccoci qui, signori. Questa era la nostra situazione, signori, alla fine dello scorso episodio. Eravamo in semifinale di Coppa contro l'Ascoli. Quindi la prossima partita sarà decisiva per vedere se riusciremo ad arrivare in finale. Allora, signori, ho seguito il consiglio di qualcuno di voi che mi aveva detto di fare gli allenamenti. Ho fatto questi allenamenti qui, signori. Sono andati abbastanza bene, alcuni e certi un po' peggio. Però, insomma, per essere i primi allenamenti non ha fatto male. Oggi avremo un Max Cureggia un pochino più cattivo. Però, signori, nei commenti sono sempre ben accetti i consigli di quelli che magari sono più esperti nella carriera giocatore e sappiano darmi qualche dritta per migliorare ancora di più Max Cureggia. E per i prossimi episodi fatemi sapere se magari volete vedere qualche sessione di allenamento. Signori, mi è arrivata una lettera dal mister. Sto pezzo di merda mi ha detto che sono nella lista di quelli cedibili in prestito. Ma io non voglio andare in prestito, io ora sto iniziando con Lokeren, io voglio continuare così. Oh mio Dio, eccoci qui, signori, contro l'Ascoli. Ci siamo. Bella, bella. Oddio Max Cureggia, oddio Max Cureggia. Oddio me, no, mamma mia, stava andando bene. Non darla su di me che sono alto un cazzo e un barattolo, però l'ho presa. Vai Mac scureggia. Vai Mac scureggia, guardalo, guardalo. Sali, compare. Eccoti, ti ho visto. Vai, dammi quest'assist, dammi quest'assist. Mac scureggia, mette l'assist. Vammelo ad abbracciare, vammelo ad abbracciare. Abbraccia... No, volevo farmi abbracciare. Guarda, sto esultando da solo come uno stronzo lì dietro. L'obiettivo dell'episodio di oggi è non essere sostituito al secondo tempo. Vediamo se ci riusciamo. Grande, grande, no. No, 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 vabbè, ci ha inculato. C'ho dei broccoli fissi in difesa. Capito? Perché se erano dei broccoli che si muovevano, giocavano un po' meglio. Grande. No, Mac, ma... Vabbè, fallo. Ho fatto fallo io. Arbitro, ho capito che sono brutto, ma non mi puoi chiamare falli a caso. Bravo, bravo. Vai Mac, vai Mac. Vai Mac, Mac, Mac. Mac, che tiro di merda. Lanciami. Vai, vai, vai così, vai così, vai così. Aspetta, provo ad andare in mezzo. Guarda che bel passaggio. Guarda che bel, mamma mia, sono un assist man io. Cioè, sono punta ma faccio gli assist. Io ci provo a chiamarmela, ma non la colpirò mai. L'ha presa lui! Oddio, il portiere è stupido. Quei due stavano scopando per terra i miei. Inserisciti. Grande, vai, vai. Andate da soli ormai. Andate da soli ormai, mannaggia. Fine il primo tempo, maledizione. Sicuramente mo me sostituisce. No, per favore, mister, non sono stanco come le altre volte. Dai, dai, sono arancione, non sono rosso stavolta. È la prima volta che arrivo al secondo tempo arancione. Sono stanco morto. Mo' appena la palla esce mi cambia, già lo so. Oh! Oh, Mac! 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 Mac scureggia! Mac scureggia! Allo stremo delle forze! Fammi sto bruco! Fammi sto bruco! Siamo già gli eroi! Guarda, col naso che struscia per terra fai buchi, cazzo, è un aratro! Guardalo! Mi ha sostituito! Che bello! Mi ha fatto festeggiare così il gol in panchina con i compagni. Oddio, signori, è meglio per voi che l'abbiate vinta! È meglio per voi che l'abbiate vinta! Vediamo un po' che succede. Abbiamo vinto 6-1! Cioè, sono uscito io, abbiamo fatto altri 4 gol, ma fatemi capire. Comunque la cosa importante è che siamo in finale. Ecco qui, stiamo andando alla finale. Siamo a 68 adesso, signori, più 2 il nostro Max Cureggia. Ah ragazzi, poi ditemi un'altra cosa. Quando vengo sostituito, perché adesso stiamo reggendo un po' di più a livello di fisico, però ditemi se volete che io poi simuli la partita come ho fatto fino ad adesso, oppure se la devo giocare come squadra. Fatemi sapere voi come volete che faccia. Signori, sto vedendo che il mister mi ha spostato sulla fascia, mi ha messo esterno destro e già, come cacchio si chiama, l'ha messo punta, pure perché mi migliorato una cifra quello. Ok signori, è la finale contro il Duisburg. Sono quegli stronzi che ci hanno battuto nei gironi. Ecco qui la coppetta. Oh mio Dio. Certo che dipende da dove lo guardi, è sempre più brutto comunque. Andiamo, inizia la grande, le grandi skills. Le grandi skills. Mac scureggia. Si vuole vendicare contro questi stronzi che ci hanno battuto l'andata nei gironi. Guarda sto pezzo di merda. Prenditi il fallo che ci sono morto. Non ci credo. Le tiro io, signori! Sono stato promosso! Addirittura tiro le punizioni! Oddio, quanto faccio schifo! Che onore, addirittura tiro le punizioni! Vediamo un po' se riesco a tirarla bene, va? Vediamo un po'! Oh!
Oh mio Dio! La prima punizione della storia! Max Cure già la mette dentro in finale! Guardate che bella punizione che ha tirato! Mamma mia! Il portiere è un pippone però, questo è vero. Eccolo qua, Max Cure già si chiama la palla. Max Cure già che si chiama la palla e la perde come un cazzo di salame. La riprende, mamma mia, col naso Max Cureggia. Aia, aia, mo che sto sull'esterno, cazzo, mi tocca anche difendere sui calci d'angolo. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Vediamo un po' di non prendere, oh mio Dio. Max Cureggia, mamma mia, che cattivo che è. Lui potrebbe anche entrarci semplicemente tuffandosi così. Tanto c'ha il piede lungo quanto al naso. Ci stanno a fare l'azione, ci stanno facendo l'azione. Max Cureggia si mette in mezzo, lo distrae con la bruttezza. Mettila in mezzo, Mac. Ah, oddio, l'occasione. Tira, pezzo di merda. Ragazzi, sono come al solito arancione. Sono l'unico che non regge a fisico. Mo non correrò più come prima, tanto il gol l'abbiamo fatto. Non ce voglio credere. Ma come cazzo difendono i noi? Guarda pure, Shishime fa questo. Cioè dai, il gol dal calcio d'inizio vale anche così. Cioè anche il computer lo fa a questa maniera. Cioè ma guardate, aggrossato così, tre difensori davanti a lui, gol. Guardami, ok. Ok, vai Mac, reggi Mac. Mac! Con un sinistro bruttissimo, Mac in culo al portiere. Mamma mia ragazzi, siamo la forza trainante di questa squadra. Ma guardate le spallate, le nasate, le culate. Guardate che pippa il portiere. Mamma mia, eccolo qui, è sorridente. Sta ridendo ragazzi, fidatevi, sta ridendo. No, è un altro cross, no, per favore. No, no, rigore no. Oh mio Dio, meno male che non l'ha dato. No, si sono incattiviti tantissimo questi. Stanno giocando a mille all'ora, ecco, sono stupidi. Ma adesso mi sostituisce. A palla proprio mi sostituisce. E infatti, adesso vediamo un po', simuliamo il resto della partita e speriamo veramente di essere i campioni. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po', dimmi che abbiamo vinto. Abbiamo vinto, signori! Max Cureggia con i suoi due gol porta a casa la vittoria dell'European League. Ok, signori, adesso che siamo ufficialmente i vincitori della Coppa, sta iniziando il campionato del Belgio. E il nostro primo avversario sarà il Royal Mouscron. Dobbiamo ottenere un 6.3 in questa partita, almeno un gol e una percentuale di realizzazione del 10%. Eccoci qui, signori, aggressivissimi! E siamo tornati punta, signori, anche se giocare esterno mi piaceva parecchio. E siamo molto in forma, perché guardate lì, la freccetta punta verso l'alto e quindi noi quella stessa freccetta gliela piazzeremo tra le chiappe. Voglio un primo piano, voglio assolutamente un primo piano su di me. Dove sono? Datemi un primo piano, non me lo danno. Questo do gioca. Si è messo fuori dal campo a giocare, che è una nuova tattica. Eccoci qui, signori, comincia, le telecamere del Belgio non mi vogliono inquadrare. Vai Max Cureggia, attenzione, è iniziata bene. Max Cureggia, madonna, mi hanno fatto un sandwich. Raga, ma questi stanno proprio chiusi, vaffanculo, non riesco a trovare spazio, palle. Vai Max Cureggia, corri Max Cureggia. Ma guarda quanto siete stronzi, infami di merda, oh. Eccola, è arrivata la palla, è arrivata, non ci voglio credere. Grande, lanciami, vai Mac. Rientra, Mac. Sono una pippa di merda. Mamma mia, che primo tempo de merda, ragazzi. Non siamo riusciti a lasciare il segno. Guarda di là. Vai da solo, ragazzo. Ragazzo, ti ho lanciato. Vai da solo. Mi tocca fare gli assist oggi. Di qua. Vai. No, non tirare. T'ho chiesto se me la passavi. No, non devo inseguirli, non li devo inseguire, cazzo, ragazzi. Mo che non mi sto stancando come al mio solito. No, non ci voglio credere. Oh, ma sto computer di merda, basta che la butta in mezzo e segna sempre di testa. Porca puttana, raga, bisogna ricominciare da capo. Ngolok, sei un coglione. Portiere, ti prego. Bravo. No, deficienti. Mamma mia, raga. Cioè, pare che al computer gli vada bene il pareggio. Ma guarda quanto sta giocando da cane. Vai Mac, scureggia. No, levati dal cazzo. Dimmi che non era il mio compagno. Mamma mia, se avevo colpito sul culo il mio compagno rosicavo. Mi sa che mi ha sostituito. Oh mio Dio, quanto faccio schifo con l'ombra in faccia. Probabilmente rimarrà sull'1-1. Vediamo un po', per questo episodio continuo a simularle, ragazzi. Anche, guarda con che formazione stiamo giocando. Col 4-4-2, proprio infregnatissimi in avanti. Che formazione è? Tutti dietro e due davanti. Abbiamo pareggiato purtroppo, signori. Questa partita è rimasta sull'1-1. Non siamo riusciti a lasciare il segno con un gol in questa partita. Però abbiamo fatto un bel assist. Abbiamo retto fino all'86esimo. Quindi insomma, signori, stiamo migliorando. Sto seguendo i vostri consigli per non farlo stancare troppo a questo scureggio.
regione. Signori, fatemi sapere nei commenti, insomma, qualche suggerimento, e se volete che giochi le partite come squadra quando vengo sostituito, oppure le continuo a simulare come ho sempre fatto. Ditemi voi, insomma, come preferite. Insomma, signori, siamo arrivati al termine per questo episodio. Proviamo ad arrivare a 30.000 likes per questo secondo episodio. Vediamo un po' se riusciamo a tenere alta la testa con questa serie. E niente, signori, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. Sodim vi saluta, bella. Quanto fa schifo. Adesso sai cosa ho provato. Adesso sai cosa ho provato. Adesso sai cosa ho provato. Ma che schifo, ma fra, che schifo. Che faceva proprio schifo.